Noi ora siamo a Frittole. Frittole? Ora, lasciamo perdere questo Frittole. Non lo voglio sentire. Da questa città di Frittole, andando via da Frittole, uscendo, si arriva naturalmente a un'altra città che si chiama... Frittole? Oh, te lo faccio pezzo, Saverio, no, scusi, perdono. Volevamo sapere una cosa, non si preoccupa. Cioè, noi qua siamo a Frittole, va bene, si sa, ma che siamo veramente nell'anno 1400, no? Quasi 1500. Ma allora, vero? Oh! Quanto dura questo scherzo? Con una persona che sta male come Mario, gli ho detto prima, e continua a fare questo scherzo. Non sarebbe neanche per me, a me che mi interessa. Io lo scherzo lo leggo, è Mario che sta male, non legge lo scherzo. Andare in giro vestito così, imbecille! Vedendo questo film non ci resta che piangere. Ho detto, si sono divertiti talmente tanto che c'è un momento in cui Massimo gli è scappata la risata. Ed effettivamente c'è la scena in cui loro arrivano nella locanda e si mettono uno di fronte all'altro di notte e sentono i rumori, in cui gli scappa proprio la risata, perché lui fa così e subito, da grande maestro che era, ritorna a essere serio. Però ecco, anche lì... Ma anche sul carretto. Anche, sul carretto alla dogana, Benigni ride spudoratamente. Proprio si guardava la scena lui. Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno, io sono entrato e sono uscendo, no? Un fiorino? Cioè, uno entra e esce, cosa sbaglia sempre un fiorino. Siamo due, tre, sì. Grazie, arrivederci. Chi siete? Ma vaffanculo! Cosa portate?